Apertura con il botto per gli incontri al Caffè della Versiliana. Ospiti della prima giornata il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana per un pomeriggio dedicato all'Europa. Dalle politiche dell'immigrazione alle strategie economiche fino alla lotta al terrorismo e alle cose di casa nostra come la direttiva Bolkestein. Prima dell'incontro Tajani ha incontrato una delegazione dei balneari e dei sindaci guidati da Massimo Mallegni, per ascoltare le loro preoccupazioni dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge regionale che risarciva del 90% gli imprenditori in caso di perdita dello stabilimento all'asta. La delegazione ha chiesto almeno 30 anni di proroga alle concessioni balneari. Ma Tajani è stato chiaro, una via d'uscita c'è, ma spetta al governo italiano fare una proposta chiara all'Europa. L'Italia deve trovare una posizione univoca perché sennò non si risolverà mai il problema. Ci sono 44 ricorsi italiani perché non si applica la Bolkestein. Finché l'Italia è divisa, finché l'Italia non si impegna per trovare una soluzione, sarà difficile che si possa arrivare a chiudere una polemica che riguarda non soltanto i balneari ma anche gli ambulanti. Dobbiamo tutelare in Italia alcune categorie produttive, credo che lo si possa fare. L'elemento chiave è il ruolo che l'Italia può svolgere con delle proposte che deve andare a concordare con la Commissione europea, così come hanno fatto la Spagna e il Portogallo, che hanno risolto i loro problemi. Lui rimanda il governo italiano. Il governo italiano dice che la responsabilità è dell'Europa, c'è questa tiramolla che va avanti per 10 anni, nel mezzo ci sono categorie come i balneari, gli ambulanti ed altri ancora che sono in una situazione precaria e non sanno ancora quale sarà il proprio destino. Gli incontri al caffè proseguiranno ogni giorno fino al 31 agosto. Da lunedì tornerà il consueto appuntamento estivo su Noi TV e Rete Versilia News. Gli incontri verranno infatti ripresi dalle nostre telecamere integralmente e mandati in onda. La sera stessa su Noi TV alle ore 21, il giorno seguente su Rete Versilia sempre alle ore 21.